Andrea Arici, 34 anni, è morto dopo un lancio da pizzo coca. Il suo parapendio non si è aperto e l'uomo è morto sul colpo, dopo un volo di 400 metri. A chiamare i soccorsi l'amico, sotto shock.si, è lanciato dalla vetta di Pizzo Coca, ma il suo parapendio non si è aperto. Una tragedia che ha coinvolto un uomo, Andrea Arici, 34 anni, con la passione per l'altezza, il volo e gli sport estremi. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, due settimane fa si era filmato proprio lì con una telecamera di piccole dimensioni e la sua tela da speed flying per una discesa di quasi 4 minuti, poi l'atterraggio su un prato vicino al paese. Mai avrebbe pensato che l'attività tanto amata gli sarebbe costata la vita? Questa mattina 15 agosto è tornato sulla vetta sopra Valbondione, in provincia di Bergamo, ma dopo il lancio, per cause non chiare, il suo parapendio non si è aperto. L'uomo è precipitato nel vuoto, e ha fatto un VOLO di 400 metri, morendo sul colpo. A chiamare i soccorsi, disperato, l'amico che era con lui, compagno di lanci. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, ma per la vittima, che si è schiantata dopo la caduta rovinosa, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato la salma. Sul posto sono intervenuti anche i CARAVINIERI della compagnia di Clusone. I messaggi di cordoglio alla famiglia. Andrea è residente a Gorno, comune in provincia di Brescia. Lascia i genitori e due fratelli più giovani. Andrea era un esperto, era sempre stato un grande sportivo e un amante del parapendio, ha raccontato al Corriere della Sera il sindaco di Gorno Matteo Rivadossi, ancora scosso per la notizia.